Concludiamo la lezione sull'umanesimo del Rinascimento, cercando di inquadrare un altro problema molto importante del Cinquecento, ovvero la cosiddetta questione della lingua letteraria. All'interno di questa, diciamo, volontà da parte dei letterati di darsi delle norme, di darsi quindi delle regole da seguire, nel Cinquecento è anche importante individuare una lingua di riferimento per i letterati, quindi una lingua, volgare che possa rappresentare un canone, un punto di partenza per poter produrre tanto in prosa quanto in poesia. Fondamentalmente si diciamo, delinearono tre scuole di pensiero differenti. L'una che fa capo a Bembo, che viene chiamata la teoria del classicismo volgare. La seconda che fa capo invece a Baldassare Castiglione, che come sappiamo abbiamo già detto è autore del Cortigiano, cioè un trattato sul buon comportamento da tenere nelle corti, e che invece viene definita la teoria cortigiana. La terza teoria, detta teoria fiorentinista, fa capo invece a Niccolò Machiavelli. Allora, esaminiamo innanzitutto la prima delle tre, diciamo, scuole di pensiero sulla lingua, da adottare come lingua letteraria volgare. Bembo sostiene, all'interno di un trattato in forma dialogica che si intitola Le prose della volgar lingua, sostiene che, la lingua, di riferimento debba essere una lingua letteraria già codificata. Quale sarà la lingua letteraria di riferimento? La lingua, letteraria toscana trecentesca, e quindi ovviamente i punti di riferimento saranno Petrarca e Boccaccio. Petrarca è evidente, no? Perché comunque è colui che propone l'unilinguismo, quindi quella modalità medio-alta con cui si compone in una maniera assolutamente depurata, senza quindi utilizzare un lessico basso, quindi mantenendosi sempre ad un livello di uniformità, però verso appunto diciamo il registro medio-alto. Perché Boccaccio? Il Boccaccio che Bembo sceglie è il Boccaccio delle novelle che hanno soprattutto per protagonisti gli aristocratici. Noi sappiamo bene, l'abbiamo studiato, che la lingua di Boccaccio è una lingua molto complessa, è una lingua che ripropone fondamentalmente l'ordo verborum latino con il verbo alla fine del periodare, con una serie di subordinate, quindi un periodare molto ipotattico e molto complesso. Chiaramente sappiamo anche che Boccaccio, nelle sue novelle, utilizzò il plurilinguismo e il plurilessilismo, e per questo motivo Bembo fa una selezione delle novelle da imitare. Quindi non diciamo Boccaccio in toto sarà preso come punto di riferimento, ma soltanto le novelle di Boccaccio che appunto danno prova di uno stile medio-alto. Pertanto Bembo vuole trovare una lingua che sia una lingua codificata, che sia una lingua quindi letteraria, una lingua per forza di cose statica, perché vuole dare quindi un'uniformità culturale. D'altro canto, lui ritiene che questi modelli, cioè Petrarca e Boccaccio, possano essere dei modelli facilmente imitabili in tutta Italia, da tutti i letterati italiani, perché sappiamo bene che le opere di Petrarca e di Boccaccio avevano avuto un'enorme diffusione all'interno dell'Italia, quindi era semplice reperirle appunto per tutti, sarebbe stato semplice per tutti i letterati poterle trovare e poterle imitare. Qual è però il grande limite di diciamo, di questo punto di vista di Bembo? Il grande limite è che questa lingua codificata da Bembo è una lingua eccessivamente rigida, è una lingua immutabile, quindi non è una lingua che si può aprire alle sperimentazioni e alle influenze dell'uso. Sappiamo bene che una lingua d'uso è una lingua che ovviamente si modifica continuamente, una lingua che accoglie dei neologismi, una lingua che comunque vede morire determinati termini che non vengono più usati. Chiaramente prende a riferimento due modelli standardizzati come Petrarca e il Boccaccio delle novelle appunto stilisticamente più elevate, avrebbe significato ovviamente non permettere alla lingua di evolversi. Qual è invece il punto di vista di Castiglione? Castiglione ritiene che la lingua da prendere come riferimento non debba essere una lingua letteraria, ma debba essere una lingua parlata, una lingua ovviamente colta, la lingua propria di coloro i quali conversano all'interno di una corte. Quale corte però? Difficile trovare un'unica corte di riferimento. In Italia esistevano più corti, e ciascuna di esse aveva ovviamente una propria parlata, un proprio idioma, e ovviamente sarebbe stato ben difficile individuare quale corte dovesse prevalere sull'altra. Pertanto il limite, senz'altro, della teoria cortigiana del Castiglione è proprio nella difficoltà di mantenere un'unità linguistica, di trovare quindi, diciamo, una corte di riferimento che possa essere un faro per tutte le altre corti. Difficile, d'altro canto, non soltanto scegliere una corte, ma anche poter diffondere quella lingua di riferimento, visto che il Castiglione parlava di una lingua parlata.
Il pensiero di Machiavelli in qualche modo media entrambi i punti di vista. Se Bembo quindi parlava di una lingua letteraria del 300 e Castiglione al contrario parlava di una lingua d'uso chiaramente colta da parlare all'interno delle corti, Machiavelli parla di una lingua parlata ma di una lingua fiorentina. Quindi lui prende come riferimento il fiorentino parlato. Ovviamente anche lui propone il modello di un fiorentino elevato, quindi di un fiorentino colto, però comunque di un fiorentino che diciamo sia in qualche modo soggetto, essendo lingua d'uso, ad un cambiamento. In questo modo quindi lui propone l'idea di una lingua che possa evolversi, che quindi possa essere una lingua viva e non una lingua appunto codificata una volta per tutte come quella di Petrarca e di Boccaccio, e al tempo stesso comunque una lingua colta, e quindi in questo modo appunto mette d'accordo in un certo senso i due punti di vista così diversi di Bembo e di Castiglione. Anche la soluzione di Machiavelli però ha un limite oggettivo, e il limite è dato dal fatto che comunque Firenze nella seconda metà del Cinquecento subì una grave, diciamo, una grande diminuzione di prestigio, e quindi diciamo, adottare il fiorentino colto avrebbe significato comunque diciamo, partire dal presupposto che Firenze fosse comunque un faro della cultura e della politica per tutta l'Italia, cosa che invece appunto non fu. Sappiamo bene che poi, appunto, a ben diciamo a diversi secoli di distanza, dopo nel periodo insomma della rielaborazione dei Promessi Sposi, nell'ultima stesura dei Promessi Sposi, Manzoni, che era molto attento al problema linguistico, propose come lingua per l'Italia, appunto, ne dette prova anche nell'ultima redazione dei Promessi Sposi, il fiorentino colto. Quindi, tutto sommato, questa teoria di Machiavelli ritorna, diciamo così, all'interno della visione manzoniana, e poi diventerà, insomma, di fatto la lingua italiana dopo l'unità d'Italia. Andiamo in ultima analisi a individuare le più importanti corti dell'Italia del 500, o meglio del 400 e del 500, proprio per ricordare quali fossero diciamo, tutte queste corti di cui lo stesso diciamo, Baldassarre Castiglione nel Cortigiano parla, e proprio anche per sottolineare la difficoltà di individuare una lingua unica che potesse essere parlata nelle varie corti. Innanzitutto, partendo dal nord, abbiamo Venezia, che fa parte ovviamente della Repubblica di Venezia, ma accanto a Venezia, anche se qui non è segnalata, abbiamo Padova. Abbiamo già detto che Padova era una città molto importante perché vi sorgeva una università in cui, diciamo, ebbe un grande prestigio la filosofia aristotelica. Poi, ancora a nord, abbiamo Mantova, che è la sede della corte dei Gonzaga, anche questa appunto città particolarmente prestigiosa per la diffusione della cultura. E poi Milano, dove erano presenti i Visconti e successivamente poi la famiglia Sforza. Firenze fu un punto di riferimento già a partire dal 400. Abbiamo infatti già parlato della funzione di Lorenzo il Magnifico, sia di paciere all'interno dell'Italia, sia, diciamo così, il suo ruolo di mecenate all'interno della sua corte, ma questo ruolo centrale, diciamo che persistette anche nella prima metà del Cinquecento, anche se poi a Firenze si alternarono governi dei Medici, quindi la Signoria, e due governi repubblicani. Roma è una città prestigiosa in quanto sede papale, e quindi soprattutto da un punto di vista storico-artistico rappresentò appunto un importante luogo dove il Rinascimento ebbe proprio la sua culla. Altra città importantissima è Ferrara, la città in cui nasce di fatto il poema cavalleresco, dapprima con Boiardo e successivamente con Ludovico Ariosto. E non ultima anche Urbino, anche se era una piccola cittadina, la corte dei Montefeltro, fu comunque una città importante dove, tra l'altro, trovarono anche, diciamo, ebbero la loro presenza lo stesso Bembo e lo stesso Baldassarre Castiglione, che più volte abbiamo nominato, sia per la questione della lingua sia per il discorso sulla trattatistica. Infine Napoli. La corte di Napoli era, diciamo, la corte degli Aragonesi, perché ormai nell'Italia meridionale dominavano gli Aragonesi, e in particolare si distinse Jacopo Sannazaro, che abbiamo più volte nominato per quanto riguarda la poesia bucolica in volgare. Quindi questa era la situazione della molteplicità delle corti italiane.